sorry to call you this late, but the computer is available. Pochissime persone negli anni 50 immaginavano i computer come qualcosa che un giorno avremmo avuto tutti. Computers? What are they? Questa è la storia di tre geniali inventori. Però tutto era qua, e c'ero io. Poi dietro c'era Galzira, che non assomiglia a Padre Pio come adesso. Guarda qua, la programma 101, ragazzi, questo qui è il mito. Un gruppo di pionieri italiani che 15 anni prima di Steve Jobs e Bill Gates ha aperto la strada alla più grande rivoluzione del nostro tempo. Ovunque andiamo abbiamo con noi un computer, abbiamo gli smartphone, ma l'idea di un computer nella camera dei bambini, in cucina, accanto al tuo letto, era veramente una profezia visionaria, 50 anni fa. Da qui è cominciata tutta la storia dei personal computer. Il personal computer è lo strumento che più di ogni altro ha cambiato le nostre vite. Ma la sua invenzione è stata il frutto di una sfida, un sogno che sembrava impossibile realizzare. Non si sapeva se eravamo gli unici a pensare e a provare quelle cose lì. E quindi volevamo far presto per arrivare ad avere questa cosa che sentivamo che era probabilmente unica e poteva essere la prima. Praticamente non c'erano riferimenti di nessun genere, perché macchine di quel tipo non esistevano all'epoca. Quindi era un percorso che si iniziava, però non si sapeva né dove né come andava a finire. Volevamo fare tanto, eravamo così, abbiamo fatto una gara a cronometro, no? Proprio contro il tempo, e c'eravamo riusciti. Per capire come questo sogno si è realizzato, dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo. I primi mastodontici computer vengono utilizzati in gran segreto durante la Seconda Guerra Mondiale. Il bisogno di effettuare calcoli balistici e decriptare messaggi segreti a velocità sempre più elevate spinge le potenze in lotta a investire nella produzione delle prime rudimentali macchine da calcolo. Ma è solo a cavallo tra gli anni 50 e 60 che i computer, grazie all'elettronica, si affermano definitivamente nell'industria civile e militare. Vengono chiamati grandi calcolatori, cervelli elettronici, e non sembrano destinati a diventare gli strumenti che tutti oggi abbiamo sulla nostra scrivania. I computer stavano in stanzoni, si sentiva il rumore delle tabulatrici, che era una roba massacrante. Quindi si capiva che quella realtà è una realtà che in quel tempo e per molto tempo non era accessibile a tutti. Uno rimaneva sconcertato dalla dimensione. Quindi questo per dire proprio questo senso di un mondo a sé, insomma, un mondo impenetrabile. Computers may be wonderful, but they're a great big black box. We haven't got one, and we must fly. Quando i computer erano dei grandi calcolatori da laboratorio, la società ne era totalmente esclusa. Non poteva accedervi, perché solo una elite molto ristretta di persone aveva la possibilità di usare i computer. Era come una casta di sacerdoti, un gruppo molto elitario. Sicuramente quando ero ragazzo il computer era qualcosa di minaccioso, qualcosa che non avrei osato usare, nemmeno toccare, perché era troppo grande, era quasi un mito. Il settore dei cervelli elettronici è ancora molto ristretto, riservato a pochi tecnici altamente specializzati e dominato da 8 multinazionali. L'azienda dominante è l'International Business Machine Corporation, a tutti già nota come IBM. In un momento in cui la guerra fredda e la corsa agli armamenti spingono sempre di più a investire nelle nuove tecnologie,
l'IBM firma accordi con l'esercito americano e progetta il SAGE, un computer che serviva a gestire l'arsenale missilistico degli Stati Uniti. Il SAGE passerà alla storia come il più grande e costoso computer mai realizzato. To protect the future of America, the defense techniques of tomorrow had to be discovered now. They were discovered in electronics. That is how SAGE and bursting computers into military service. Nel frattempo in Italia c'è un'azienda che decide di sfidare l'egemonia americana nel campo informatico. È l'Olivetti, un'azienda completamente diversa dai colossi d'oltreoceano. Da Ivrea chiamano le sirene della Olivetti. È la sveglia dell'antica città forte. Dai blocchi delle case per dipendenti, i piccoli ed i grandi vanno verso la fabbrica o la scuola. A guidare l'azienda, leader nel mondo della produzione di macchine da scrivere e calcolatrici meccaniche, c'è Adriano Olivetti, un imprenditore che progetta un mondo utopico, dove la fabbrica non è soltanto un luogo di lavoro. Non era solo fabbrica, era una società in cui fabbrica e tutto quello che gli sta intorno, per Adriano, doveva vivere in armonia. Cresce qui ogni anno il complesso delle officine, crescono gli edifici dei servizi sociali come quello dell'ambulatorio e dell'infermeria, dove i dipendenti ricevono visite gratuite e trattamenti cure. Adriano Olivetti disegna un'azienda definita l'Atene del XX secolo, dove sapere tecnico e cultura umanistica sono alla continua ricerca di un punto d'incontro e decide di proiettarla nel futuro. Investe gran parte delle risorse aziendali nelle nascenti tecnologie elettroniche e crea il laboratorio di ricerca e sviluppo informatico più importante d'Europa. Ed è qui che una nuova generazione di progettisti inizia a esplorare le nuove frontiere dell'informatica. Io sono entrato all'Olivetti proprio entusiasta e questo entusiasmo, invece che spegnersi col tempo, è aumentato, perché il contesto dei laboratori elettronici dell'Olivetti era veramente notevole, no? C'era un concentrato di know-how nelle 400 persone dei laboratori che era impressionante. Eravamo in un ambiente in cui c'era conoscenza disponibile. Secondo me le cose nascono se c'è l'humus, se c'è un brodo di cultura, che quando c'è un gran brodo di cultura, qualcosa prima o poi nasce. È fisiologico, naturale, la natura fa così. Il primo risultato di questa alchimia è l'Elea 9000, il primo grande calcolatore europeo capace di tenere testa ai colossi americani. L'Olivetti, senza chiedere il permesso, si è inserita in un mercato in continua espansione, un mercato nelle mani di pochi. Dall'altra parte dell'oceano, mentre l'IBM continua la sua inarrestabile scalata al successo, le altre compagnie si spartiscono il mercato progettando i primi computer che gestiscono le operazioni bancarie e i pagamenti delle imposte per il governo degli Stati Uniti. I cervelli elettronici controllano gli armamenti, le tasse e ogni giorno nuovi settori dell'amministrazione dello Stato. Di questo passo, un domani avrebbero controllato il mondo intero. Nell'era dei grandi calcolatori, i computer erano principalmente usati dall'esercito per lanciare missili e per fare la guerra, o dalle grandi società e organizzazioni scientifiche. I campi di utilizzo erano molto limitati ed è quindi comprensibile che la gente avesse paura. Il calcolatore è lo strumento che ha consentito la bomba atomica. Il calcolatore più potente cosa farà? La bomba H? E che altro? Non lo sai, ma può essere qualcosa di terrificante. Perché anche prima non sapevi mica che stavano facendo la bomba atomica, però l'hanno fatta con i calcolatori. E oggi? Computers certainly could help to destroy human freedom. Computers can help man to build or to destroy. They can make war or peace. Ai tempi, se sapevi qualcosa sui computer, sapevi che stava succedendo qualcosa di misterioso. Non era del tutto insensato avere paura di una cosa del genere. Qualsiasi persona ragionevole avrebbe avuto paura. Dicono che le macchine domineranno l'uomo.
che ne faranno uno schiavo, che il futuro sarà meno umano. Dicono che la nostra vita sarà decisa dalle macchine e da chi le userà. Excuse me, what do you think about computers? We're terrified of them. Control, control, control. Every day you read in the newspapers that computers are controlling something else. It's my belief that the government will link up all the computers and we'll all be controlled. And there'll be no freedom left. L'opinione pubblica vive l'incubo di un futuro dominato dai computer. Ma chi li fabbrica prosegue indifferente la sfida alla ricerca del calcolatore sempre più potente. E proprio quando la competizione si fa serrata, nel 1960 l'Olivetti subisce un duro colpo. Muore Adriano Olivetti e con lui la visione di una via italiana all'informatica. L'unico a ereditare lo spirito pioneristico di Adriano è suo figlio, Roberto Olivetti. Roberto affida il compito di pensare un computer diverso dai grandi calcolatori, un computer mai pensato prima ad un piccolo gruppo guidato da Pier Giorgio Perotto. Perotto era qua, e poi c'ero io, poi dietro c'era Garzira, e sì, Garzira, che non assomiglia a Padre Pio come adesso. Garzira aveva un'aria un po' da giovincello, no? Si vedeva che era un ragazzino a quell'epoca. Guarda qua, la programma 101, ragazzi, questo qui è il mito. Ho cominciato a lavorare con questa, la mia prima esperienza di lavoro. E guarda cosa è venuto fuori. Da qui è cominciata tutta la storia dei personal computer. È nato tutto da qua, eh? Avevo 19 anni quando ho cominciato a lavorare con De Sander su questa macchina qui. 19 anni. Nel 1962, Perotto e la sua squadra accettano la sfida e si lanciano in un progetto a quei tempi impensabile. Noi pensavamo un microcomputer, un computer ridotto a dimensioni accessibili al singolo utente, senza intermediari, quindi una macchina da tavolo, però con una caratteristica particolare, che doveva essere operabile da un utente non specialista. Il discorso fondamentale era dare uno strumento ad un prezzo accettabile e che potesse collocarsi come utenza sulla scrivania di chiunque. Perotto mi ha chiesto, pensi che ti interessa fare una cosa del genere? Perché sai, è un rischio, ha detto, no? Perché qui partiamo, però sappiamo di partire, ma non sappiamo quando arriviamo, se arriviamo, come arriviamo, è tutto da immaginare un discorso del genere. Ed era forse così difficile anche da spiegare che probabilmente era fattibile, che l'ingegnere Perotto ha detto, ragazzi, io non vado a raccontare che abbiamo un'idea e che tutto sommato pensiamo che sia fattibile. Voglio portare un prodotto, voglio portare, farlo vedere, perché sennò la gente non ci crede. Immaginate i costruttori della programma 101 che lottano duramente per convincere la gente che fare un personal computer ha senso. Ed è la prima volta nella storia che qualcuno cerca veramente di farlo. Un computer da mettere sulla scrivania. Un computer pensato non per i tecnici dei grandi laboratori, ma per chiunque voglia utilizzarlo. Il gruppo dell'Olivetti forse nemmeno lo immagina, ma quell'idea è la prima scintilla di una rivoluzione che avrebbe cambiato il mondo. Naturalmente oggi, quando diciamo personal computer, immaginiamo l'oggetto che usiamo tutti i giorni, ma questo non era considerato realistico 50 anni fa. A differenza di oggi, dove le diverse componenti tecnologiche si comprano già belle fatte, nei primi anni 60 il mondo informatico è un mondo di pionieri, dove tutto è ancora da decidere e da costruire. Per portare il computer sulle nostre scrivanie, bisogna inventare una nuova formula, dare una nuova forma alla tecnologia, mischiare elementi mai creati e pensati prima.
Noi eravamo come Michelangelo davanti a un masso, no? Noi eravamo davanti al vuoto perché non c'era nessun riferimento, nessun prodotto neanche lontanamente assimilabile a quello che sarebbe diventata la 101, niente. C'era quell'epoca e quindi lo portiamo da zero. Come riuscire a fare un piccolo computer quando nel 1962 il punto di riferimento dell'informatica sono i grandi calcolatori dell'IBM? Enormi stanze climatizzate e file interminabili di armadi collegati tra loro da chilometri e chilometri di cavi. Il gruppo di Perotto sa di dover superare prove che mai nessuno ha affrontato prima. Il problema non era avere l'idea di farlo, ma era come farlo. E l'idea di farlo, appunto, non veniva in mente stando dentro la città proibita dei grandi calcolatori, perché da lì non si scende, da lì si rimane sempre nelle nuvole, così si guarda la stratosfera, è sempre più in alto. Invece qui si trattava di guardare più in basso. La prima grande prova, la più difficile, è riuscire a condensare tutta la potenza di un grande calcolatore in una scatola piccola come una macchina da scrivere. Questa qua era la memoria disponibile a quel tempo. Complessa, costosa, tutta da costruire pezzettino per pezzettino, da filare, eccetera. E costava l'ira di Dio. Non andava bene. Poi era mezzo metro cubo, no? Era molto ingombrante, non andava proprio bene per quello che dovevamo fare noi, così non si andava da nessuna parte. Quindi abbiamo cercato un'altra memoria e abbiamo scelto la linea magnetostrittiva, che è costituita da un filo di acciaio armonico, praticamente una corda di pianoforte. E intorno a questa abbiamo costruito la nostra macchina. Ricordo che la memoria che usarono, la memoria magnetostrittiva, era unica e rimane un ottimo esempio di come cambiare il punto di vista e non accettare gli stereotipi possa essere il modo migliore, la chiave di volta per riuscire a portare innovazione nel mondo. Guardando alla storia dell'informatica, possiamo capire non solo i progressi che sono stati fatti, ma anche le sfide che sono state affrontate per superare i problemi dell'epoca. Grazie ad una semplice ma geniale intuizione, i tre progettisti scoprono che ridurre le dimensioni di un computer è possibile. Una rivoluzione copernicana per l'informatica di quegli anni, ma da sola non basta. I computer non sono fatti soltanto di componenti elettroniche, ma anche di software, un sistema di regole e programmi che serve all'uomo per interagire con la macchina. E gli unici a conoscere quel complicatissimo linguaggio sono pochi tecnici in camice bianco. Uomini che devono seguire i ritmi della macchina, uomini che sono le gambe e le braccia al servizio del cervello elettronico. Tutto andava regolamentato, proceduralizzato. Prima di riuscire ad avere un programma debuggato, funzionante sul calcolatore, passava mesi sostanzialmente. The designer must write a concise step-by-step list of instructions and feed it to the computer. The preparation may have taken months. È il momento di creare un linguaggio nuovo, un linguaggio che permetta a chiunque di programmare e utilizzare un computer. E si è cominciato a lavorare quindi alla definizione di un linguaggio. Questo famoso linguaggio che doveva essere semplice e ancora più semplice, perché se non era più semplice del più semplice, non era valido. Ma se il linguaggio deve essere semplice, non lo è altrettanto riuscire a crearlo. Ci siamo trovati per periodi lunghi a fare una vita diversa da dalle persone normali. Di fatto il nostro dialogo era molto, quasi globalmente, fatto di un nostro gergo, se vuoi, no? Quindi bastava un accenno e ci capivamo. Capitava che noi si parlava tra noi, anche, non so, passeggiando nei corridoi, a mensa, andando in bagno magari assieme qualche volta. Lì c'era
il posto dove individuare, dove si va contro il muro a fare la pipì, e poi ci sono i posti dove uno si può chiudere dentro. Lui era dentro, io ero fuori a fare la pipì, e mi ricordo che gli stavo rispondendo sempre con il solito linguaggio. È entrato uno, ha guardato, io ero lì contro il muro che parlavo, questo non ha capito, si è spaventato, ha detto meglio che torno dopo, ed è uscito. Ho detto, qui diamo veramente l'impressione di essere fuori dal mondo. Ho il libretto di istruzioni della Programma 101. Ho imparato a programmare i computer con questo libro. E ancora oggi sono certo che se portassi qua uno studente delle superiori e gli dessi questo libro, guardate, è un librettino, non fa paura. Anche lui potrebbe imparare a programmare come abbiamo fatto noi allora. Dopo 2 anni di duro lavoro, la squadra di Perotto ha smontato ad una tutte le rigide regole dell'informatica del tempo. Progetta un computer delle dimensioni di una macchina da scrivere, con un linguaggio che rende il mondo dell'informatica accessibile a tutti. Ma Perotto si spinge oltre. Concepisce uno strumento del tutto inedito, uno strumento che nei decenni successivi sarebbe diventato lo standard di tutti i PC del mondo. La cartolina magnetica è stata proprio un asso nella manica eccezionale, insomma, no? Perché la macchina la compri, l'accendi e metti una cartolina. Non è che devi fare altro, insomma, no? E poi operi. Niente di più facile. Prendo la cartolina con su il mio programma, che è registrato da questa parte, no? Su questa vernice magnetica. Accendo la macchina, inserisco la cartolina e voilà, il programma è inserito e la macchina è in grado di eseguirlo. Basta richiamarlo dalla tastiera, ecco, la macchina sta elaborando secondo la richiesta di questo programma. Più facile di così, very, very easy, come dicevano gli americani. Questo strumento è rimasto come elemento standard nell'evoluzione del PC, cioè lo strumento, il supporto magnetico che dava la possibilità di archiviare i programmi e dava la portabilità dei programmi da una macchina all'altra. Diventato sostanzialmente il disco successivamente, floppy disk, prima grande, poi più piccolo, eccetera. La cartolina apre definitivamente una nuova era. Un'era in cui la relazione dell'uomo col computer si trasforma radicalmente. Chiunque può farsi un programma, caricarlo immediatamente sul proprio computer, scambiarlo con altri utenti, come oggi facciamo con qualsiasi file. I 3 inventori stanno vincendo la loro scommessa. Hanno dato un'anima al computer e Roberto Olivetti decide che è venuto il momento che prenda forma. Contatta Mario Bellini, un giovane e promettente architetto. Oggi Bellini è uno dei più importanti architetti e designer del mondo. Ricordo di aver avuto un giorno una chiamata da parte di Roberto Olivetti che mi diceva: senta, avrei bisogno di vederla per un progetto complesso che abbiamo davanti. E si trattava di disegnare non una scatola che contenesse dei meccanismi e dei circuiti stampati, ma un oggetto personale, qualche cosa che si riferiva puntualmente a una persona che stava con una sedia davanti a un tavolo, a una scrivania, e che doveva intraprendere con questa macchina un rapporto di comprensione, di interazione, abbastanza nuovo, perché prima di allora i computer erano armadi e noi con l'armadio non abbiamo nessun rapporto. Infatti gli armadi più belli sono quelli che scompaiono nel muro. Ma questo qui non è un armadio o una scatola. Questa è una macchina disegnata per entrare a far parte del tuo ristretto cerchio proprio personale, di te come persona. Il sogno di un'informatica misura d'uomo ha trovato definitivamente la sua forma. Nell'aprile del 1964, il gruppo di inventori ha compiuto la sua missione. Come per la lavatrice, la televisione, la radio e molti altri oggetti di uso domestico, per battezzare la nuova invenzione verrà scelto un nome al femminile, la Programma 101.
È il primo computer piccolo, facile da usare, che chiunque si può portare a casa e programmare. È il primo personal computer. E la prima macchina che ha saputo fare tutto questo è stata la Programma 101. Oggi il personal è chiaramente lo sviluppo al massimo livello di quello che è stato il concetto della 101. Ma è sempre un aereo con le ali, insomma. Uno è un jet e l'altro era l'aeroplanino dei fratelli Wright. Ma proprio mentre il sogno dei tre progettisti è pronto a spiccare il volo, accade qualcosa di inaspettato. Nella primavera del 64 ha cominciato a diffondersi le voci che l'Olivetti non stava andando granché bene, insomma, economicamente aveva dei problemi. L'Olivetti entra in una grossa crisi finanziaria. Per supportarla si forma un gruppo di intervento guidato dalle più importanti lobby industriali italiane, con a capo Cuccia di Mediobanca e Valletta della Fiat. Valletta stesso diceva che l'Olivetti ha fatto un grande errore, che è quello di mettersi a fare questa divisione elettronica per i grossi computer, che è un settore in cui nessuna ditta europea si può permettere di entrare perché non è alla nostra portata. No? Quindi noi interveniamo, però il vincolo è che la divisione elettronica sia venduta a una ditta americana. Sia Valletta che Cuccia, che il governo italiano, dell'elettronica, del computer, non ne capivano niente, non ne riportava niente. Fondamentalmente il fatto di uscire da questo settore, no, non dava nessun fastidio, anzi, questo è lo più bello dell'Olivetti, meglio che lasciano perdere, facciano cose serie. E proprio mentre i grossi calcolatori d'oltreoceano continuano la loro espansione inarrestabile e si aprono nuovi mercati in tutto il mondo, il gruppo di intervento per il salvataggio della Olivetti decide di sbarazzarsi della divisione elettronica. Ne approfitta la General Electric, il più importante colosso americano di apparecchi elettronici. Comincia così una lunga trattativa per assorbire il reparto informatico dell'Olivetti, compresi tutti i progetti. La cosa ovviamente riguardava anche noi in modo particolare, perché in più nel nostro caso noi sapevamo che se, e Parotto in modo particolare, se nel caso di cessione di tutte le elettroniche, quindi anche del nostro gruppo, la General Electric, la nostra attività sarebbe finita nel nulla. E ricordo bene ancora che Parotto, proprio a dimostrazione che quanto era incerta la situazione, è venuto con una macchina fotografica e ha detto: senti, qua io non so come va a finire le cose, cominciamo almeno a fare due foto per vedere che quello che abbiamo fatto c'era, no? E quindi non è che erano solo chiacchiere le nostre, insomma, a futura memoria, le sue parole tra virgolette. Di fatto che nel 64 il laboratorio di ricerca elettronica è stato venduto alla General Electric. E qui c'era l'ufficio di Parotto. Questo era l'ufficio di Parotto. Te lo ricordi? Olivetti cominciò a investire in elettronica dal 54, nel 64 dovete uscire, quindi sono 10 anni di investimenti, di visione, di anche di sforzi, no? E gli sforzi vanno visti non solo sul piano finanziario, ma gli sforzi delle persone. Tutto questo è finito. Un'avventura lacrime e sangue. La General Electric entra in possesso di tutti i progetti informatici Olivetti, tutti, tranne uno. Piola e Calieris, quando hanno voluto che questo oggetto rimanesse un prodotto della Olivetti e non fosse associato ai calcolatori, perché quindi fosse venduto alla General Electric, hanno passato le notti
a cancellare e a scrivere calcolatrice, perché calcolatrice voleva dire Olivetti, calcolatore voleva dire General Electric. Noi siamo rimasti Olivetti, cioè il gruppo dei ingegneri Perotto. Gli altri sono diventati General Electric, tant'è che noi, essendo ancora a Pregnana, nello stabilimento di Pregnana, eravamo un corpo estraneo. Quindi c'è stato un momento in cui i vetri dei nostri laboratori erano stati coperti di vernice in modo che non ci fosse una possibilità di vedere da fuori quello che facevamo dentro. Tanto per dire, si è creato un po' un apartheid. Dopo la cessione, l'Olivetti decide di rilanciarsi nel mercato puntando tutte le sue forze sulla produzione di macchine da scrivere e calcolatrici meccaniche. E si dimentica del piccolo gruppo di superstiti dell'elettronica. Da quel momento lì, insomma, chiaramente era percepibile da parte di Perotto, nel suo modo, una certa ansietà, no? Per dire, o facciamo vedere sto prodotto, altrimenti il nostro destino può diventare più incerto. Prima lo facciamo, quindi non è più la cronometro solo col mondo esterno, se ci arriva qualcuno che ci infila. Nel contesto reale, poi il problema era, facciamo vedere sto prodotto prima che qualche fesso, senza sapere cos'è, no, forse il fesso era a alto livello, decida che è meglio cancellare anche quello. Anche Roberto Olivetti è costretto ad abbandonare il ruolo di amministratore delegato, sempre più in conflitto con la nuova dirigenza, che non comprende di avere nei propri laboratori un prodotto dal potenziale inimmaginabile. Credo che l'amministratore delegato fosse convinto che ne avrebbero fatte poche, perché aveva detto, di questo prodotto non aspettiamoci di farne tanto, anche perché è un prodotto che, dice, secondo me non serve. No, il fatto che non serva lo dimostra il fatto che nessuno ha fatto ancora un prodotto del genere. Cioè il fatto che nessun concorrente l'avesse, che avesse un prodotto simile, invece di essere visto come un elemento di eccitazione, di movimento, venne visto come un elemento negativo. Se nessuno l'ha fatto, vuol dire tutto sommato che il mercato lo richiede. Mentre in Italia i nuovi vertici Olivetti non vedono sbocchi commerciali per il primo personal computer, in America fervono i preparativi per la più grande fiera mai realizzata, che avrebbe segnato l'immaginario collettivo per lungo tempo. Practically everybody in the world is coming to the fair. Nel 1965, quando ero bambino, a New York ci fu la Fiera Mondiale. Erano giorni di grande entusiasmo, perché la fiera era dedicata al futuro e a tutte le cose meravigliose che sarebbero accadute un domani. This fair represents the most promising of our hopes. This fair shows us what man at his most creative and constructive. Tutti i grandi paesi avevano un padiglione e c'erano anche grandi aziende che presentavano i loro prodotti. Per un ragazzino di 12 anni era molto emozionante. L'IBM decide di sfruttare l'occasione per presentare i suoi computer alla società, cercando di avvicinare il grande pubblico all'informatica. Alla Fiera Mondiale imparai che nel futuro ci sarebbero stati i computer, perché se ne parlava in tutti gli stand. Però i computer erano un'enorme macchina con rulli di nastro magnetico che giravano. C'erano degli operatori in camice bianco impegnati a premere pulsanti, ma la gente normale non poteva neanche avvicinarsi. Erano troppo speciali per poter essere toccati. Olivetti. Anche l'Olivetti decide di sfruttare la Grande Mela come palcoscenico per il suo rilancio e negli stessi giorni dell'imponente Fiera Mondiale presenta la nuova linea di calcolatrici meccaniche Logos 27. Ma oltre alle Logos, decide di esporre anche un modello di programma 101. E l'Olivetti non era interessata a far vedere la 101, ma voleva far vedere, sì, anche la 101, ma era stata messa in una saletta più riservata dietro, insomma, chi interessava l'andava a vedere. Il primatore di quella cosa lì era la Logos 27. Cioè oggi, se dovesse ripartire da capo, pensando, non so, che fa ad esempio, che fa ad esempio l'Apple, eccetera, avrei pensato di puntare l'azienda sul prodotto. Dirò ben lontane da questo, nel senso che il prodotto non venne visto come un discorso che cambiava il mondo.
L'intenzione chiara era quella di presentare quella macchina come un esempio di quello che avrebbe potuto fare Olivetti volendo. No, come le dream car, come le macchine, i prototipi che vengono portati ai saloni dell'automobile, che però sono lì per dire guarda noi cosa abbiamo studiato, cosa potremmo fare, però le macchine reali sono un'altra cosa. Il 25 ottobre del 1965, anche se relegata in un angolo, la 101 ha la possibilità di essere giudicata non da burocrati o dirigenti d'azienda, ma da quelle persone comuni per cui era stata creata. Welcome to the world of tomorrow. È stata organizzata una presentazione del programma 101, io ero presente e ricordo proprio l'annunciatore dice adesso la macchina calcolerà l'orbita di un satellite intorno alla Terra. Era un programma azzeccatissimo, perché? Perché a quell'epoca lì era l'epoca degli Sputnik, delle reazioni americane agli Sputnik, no? E tutta sta gara spaziale. Quindi questa macchina che calcola l'orbita intorno alla Terra aveva avuto un'attrazione magnetica. E ricordo benissimo che era l'operatore, si avvicina alla macchina, pigia il tasto reset, in modo che la macchina è pulita, carica una cartolina, mette dentro tre dati, pigia il tasto e il programma parte. Ci sono voluti 2-3 secondi, che a me sono sembrati un'eternità. Dopo 3 secondi, trn, 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 questa macchina ha cominciato a sparare una serie di risultati che... Insomma, è stata solo interrotta prima che la finisse da uno scroscio di applausi interminabili. E, insomma, io ricordo quel momento lì come, non lo so, sembrava di toccare il cielo con un dito. Gli organizzatori che l'avevano relegata indietro, quasi nascosta, che non volevano enfatizzare la sua presenza, sono stati costretti, direi quasi a furor di popolo, di metterla in posizione centrale, così fruibile da tutti quelli che volevano, che si era sparsa la voce, eccetera, quindi andavano a vedere. E superata l'incredulità che fosse il prodotto tutto contenuto in quella dimensione lì, no? Perché all'inizio chiedevano ma a cosa è collegato? C'era molta gente che pensava di è impossibile, non è vero, c'è un cavo sotterraneo, e andava a vedere intorno alla macchina se c'erano dei cavi nascosti che la collegavano attorno a un calcolatore. E praticamente direi che è stata l'attrazione della fiera, decisamente senza grandi concorrenti. Mobilitavamo tutta New York. C'era David Rockefeller, c'era il sindaco di New York, c'erano gli esponenti di tutti i giornali, non solo di New York, ma americani e internazionali. Fu un avvenimento che andava un po' al di là della portata specifica della presentazione di un modello, di un qualsiasi macchina, diciamo. Vedremo un computer su ogni scrivania prima di avere due macchine in garage. Olivetti lancia una nuova dimensione del computer. Il primo computer che sta sulla tua scrivania. I commenti della stampa americana sono entusiastici e l'Olivetti, nonostante non possieda più una divisione elettronica, è costretta a metterla in produzione e a lanciarla sul mercato mondiale. Questa è la prima mondiale della programma 101, il computer che inaugura una nuova dimensione. Per meno del costo di un mese d'affitto di un grande computer, uomini d'affari, scienziati, tecnici possono acquistare una programma 101, poco più grande di una macchina da scrivere e pronta per la vostra scrivania. Le hanno dato una forma, l'hanno resa elegante, personale, un vero oggetto di consumo, così che si può andare in un negozio e comprarla.
Non è qualcosa che un genio dell'elettronica si costruisce in casa, ma un personal computer per tutti. Volevamo fare tanto. Eravamo così, abbiamo fatto una gara a cronometro, no? Proprio contro il tempo, e ci eravamo riusciti. This man is working against time, computer time. Why? Because there are not enough computer facilities available. Until today. Because Olivetti have developed Programma 101, the world's first desktop computer. The Programma 101 is compact, the Programma 101 is portable. Non dovevi più condividerlo con nessuno, era lì per te, solo per te, in attesa delle tue istruzioni. The Programma 101 sells at a fraction of the cost of a large computer. La Programma 101 costava $3,500, mentre il più economico dei grandi computer dell'IBM costava più di $100,000. To the businessman, the Olivetti Programma can be used where it is needed, when it is needed, in the office. Quella pubblicità, dove si vede un uomo d'affari ai bordi di una piscina con una donna in costume da bagno che usa la Programma 101, è la profezia della morte del concetto di computer come qualcosa che deve restare nascosto dietro muri di vetro. This secretary is selecting one of the basic categories of program from Olivetti's vast library. La Programma 101 viene utilizzata nei campi più impensabili. Non servono più milioni di dollari e tecnici esperti per dotarsi di un computer. Anche le piccole aziende, i geometri, gli studenti universitari, i commercialisti, i medici possono godere dei vantaggi dell'era informatica. La 101 è stata usata in tutti i settori dell'attività umana e quindi l'universalità della macchina, pur essendo così, una scatoletta grossa come due scatole di scarpe, neanche noi stessi riuscivamo a immaginare che si potesse così trovare uno spazio talmente ampio, insomma, al di là delle nostre aspettative. In commerce, the programma has many uses. Here, for example, is a family about to buy a new house. The programma can be used to compute the mortgage repayments, interest rates, and the life assurance statistics. E così, una volta che il computer diventa qualcosa che tutti possono utilizzare, anche il computer si trasforma, perché interagisce con nuove persone, persone che non potevano accedere al computer quando i grandi calcolatori dominavano il mondo informatico. Il personal computer conquista fasce di utenti inimmaginabili fino a pochi anni prima. Entra nelle aule scolastiche e le nuove generazioni fanno le prove generali di quello che negli anni a venire diventerà il loro mondo. L'elaboratore aiuta a risolvere i grandi problemi. È un elemento importante per il progresso tecnico, scientifico. Ma può essere anche un oggetto familiare, una cosa per giocare, per ridere. La classe mica la puoi portare facilmente a vedere il calcolatore, ma gliele fai vedere da fuori. Cioè dal di là dei vetri dice ecco quello è il calcolatore, ma se invece hai una 101 fai avvicinare tutti della classe e ognuno può esercitarsi a fare un programmino e provarlo, andare lì, e questo è un valore enorme. Noi ci aspettavamo un calcolatore grosso, una cosa enorme, invece poi quando abbiamo visto questa macchina qua siamo un po' spaventati, cos'è una calcolatrice, una macchina da scrivere. Se poi mi ricordo, per esempio, mi sentivo molto orgoglioso perché pensavo quando sarei uscito avrei potuto dire di aver usato un calcolatore elettronico. In effetti poi non è molto difficile usarlo. Il mondo è pronto e la società ha trovato il modello su cui costruire il proprio futuro informatico. Sarà come telefonare, come accendere la TV, come mettere in marcia l'auto. E forse, tra pochi anni, l'ironia sarà già vinta dalla realtà. Se ci poniamo nel contesto di quegli anni, possiamo capire come la Programma 101 fosse realmente utile. È stata un gigantesco balzo in avanti. Gli anni 60 stanno per finire e la 101, dopo essere entrata nelle case, nelle scuole, negli uffici, entra nella storia.
La NASA ne aveva comprato più di una decina sostanzialmente. I tecnici che preparavano il progetto Luna ne avevano 101. La NASA la impiega per calcolare le manovre dell'allunaggio, l'NBC per predire i risultati delle elezioni presidenziali, l'esercito americano per pianificare le operazioni in Vietnam. La programma 101 fu un grande successo. Ne furono vendute più di 40.000 negli Stati Uniti. La prova che offriva agli utenti quello di cui avevano realmente bisogno. E mentre la 101 raggiunge l'apice del suo successo, un colosso dell'informatica mondiale annuncia l'uscita di un nuovo modello. Il primo grosso ordine di 101 viene fatto dall'HP, l'ordinò un centinaio. A distanza di tempo l'HP annunciò questo prodotto. Il prodotto fondamentalmente rispecchiava le caratteristiche della 101 solamente estendendo le capacità. Abbiamo aperto un mercato che allora non esisteva e abbiamo svegliato tutta la concorrenza. E noi quando abbiamo visto l'HP abbiamo detto: caspita, sti qui stavolta ce l'hanno... non siamo più i signori indiscussi del mercato. La programma 101 ha influenzato molti computer e l'esempio più noto è la Hewlett-Packard 9100, che è molto simile. È una macchina da scrivania, registra i programmi con una cartolina magnetica. Il capo del laboratorio della Hewlett-Packard mi disse che per la loro HP 9100 si erano veramente ispirati alla programma 101. Sembra che l'HP abbia dovuto pagare i diritti all'Olivetti per l'uso dell'idea. Nel 1968 l'HP si accorda con l'Olivetti e paga $900.000 all'azienda italiana per poter utilizzare il brevetto della programma 101. Quello stesso brevetto che pochi anni prima per Otte De Sandre avevano ceduto all'Olivetti per la cifra simbolica di un dollaro. Quel dollaro in 5 anni... ha reso, qualcuno ha osservato all'Olivetti, $900.000. Quell'invenzione da un dollaro dà il via a un mercato inarrestabile e poco alla volta tutte le aziende seguiranno la strada tracciata dalla programma 101. Le tecnologie elettroniche si fanno via via più piccole e veloci e produrre personal computer diventa sempre più semplice. È chiaro, tutti i progetti che sono nati in seguito erano progetti che non avevano più quell'impronta di creatività iniziale necessaria per definire un progetto. Si doveva fare un sistema e si diceva: quale microprocessore usiamo? Che tipi di memorie compriamo? Mentre prima non andava a cercare quali erano le unità magnetiche che si usavano, e noi abbiamo inventato la cartolina, che prima non c'era. Dopo, quando c'erano i dischi, non è che si poteva usare tante altre cose, ma si usavano i dischi, punto. L'Olivetti sarà costretta a inseguire una concorrenza sempre più agguerrita e negli anni Ottanta, per un decennio, riuscirà ancora a imporsi nel mercato mondiale. Se l'Olivetti riuscì poi a riprendere un ruolo nell'elettronica, lo deve non alla strategia e non a dei piani, lo deve solo alla volontà di alcune persone che non sono più di 4 o 5. L'ingegner Perotto diventerà direttore del Centro di Ricerca e Sviluppo Elettronica. De Sandre e Garziera realizzeranno i PC Olivetti della generazione successiva. Quella generazione in cui il motto è Computer on Every Desktop verrà predicato da molti e segnerà la nostra società nei decenni a venire. All'inizio c'era la 101, poi c'erano stati altri che avevano tirato fuori altre macchine, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto uno che ha tirato fuori l'ennesima macchina, per farsi la pubblicità, ha voluto dire: tutti quelli che ci sono stati finora sono il passato. Noi adesso siamo arrivati e siamo il presente. E come immagine c'era una piramide di vecchi calcolatori ammonticchiati, eccetera. Il primo in cima era la programma 101. E io ho detto: il messaggio è che, poveretta, è diventata vecchia, però l'altro messaggio è che è stata la prima e viene messa in cima. I think that
Penso che il mondo della tecnologia debba essere grato all'Olivetti per la programma 101. Non credo che molta gente abbia compreso quale sia stato l'impatto che la programma 101 ha avuto nello sviluppo dei sistemi informatici personali. La programma 101 può essere considerata un modello per i computer della generazione successiva. Ha veramente spianato la strada a tutto quello che vediamo oggi in merito ai contenuti generati.